Dramarci.org/anoptico, presentazione del progetto Anoptico. Siamo videosorvegliati? Siamo in libertà vigilata? La nostra privacy è solo un bel ricordo? Ci controllano? Siamo tutti intercettati? Fino a che punto può arrivare la censura? Grande fratello, noi ti stiamo guardando. Stiamo andando verso il controllo globale. Il grande fratello orwelliano ci controlla? Con il termine controllo si intende tutto ciò che in violazione dei diritti dell'individuo nega in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, del tutto o in parte, la libertà del controllato oppure uniforma il suo modo di pensare o di agire, quando non vi è alcun atto illegittimo commesso dal soggetto esaminato. Esistono diversi tipi di controllo: il controllo fisico, il controllo mentale, il controllo politico e la sorveglianza. Il controllo fisico, questo è un esempio di controllo fisico, si chiama Active Denial System. È un sistema in grado di trasmettere il raggio del dolore e viene pubblicizzato come sistema per sedare le masse. Poi esiste il controllo mentale che, come abbiamo visto prima, consiste nell'uniformare il modo di pensare delle persone. Il controllo politico, oltre a tutto ciò, consiste nel modificare un po' alla volta la situazione senza che la gente se ne accorga. Ed infine c'è la sorveglianza. Parleremo ora di controllo mentale. In questo disegno ho voluto semplificare una mappa di concetti. Ognuna di queste immagini rappresenta un concetto che si troverebbe all'interno del nostro cervello. Ogni elemento è collegato a un altro. Questa è la mappa dei nostri concetti, ovvero la nostra mappa mentale. Attraverso questa mappa noi codifichiamo e decodifichiamo la realtà. Questa mappa può essere chiamata anche cultura. In pratica, se io vado a modificare uno di questi elementi, modifico il modo in cui noi acquisiamo e capiamo il mondo, modifico la nostra cultura. Se per esempio io vado a modificare una di queste parti e faccio sapere che indossare un certo tipo di scarpe è distintivo di essere una persona migliore, noi indosseremo quel tipo di scarpe. Wow! Oltre a tutto ciò esiste anche una situazione diversa. Gli stessi concetti che si trovavano nella mappa di prima si trovano anche in vari settori diversi del nostro cervello, da un punto di vista ideale. Alcune parti del cervello, come quella centrale, si occupano degli istinti primordiali e agiscono molto più velocemente, si occupano di gestire il cibo, il pericolo. Sono operazioni non intelligenti e non sofisticate. Alcuni concetti, come la paura e il pericolo immediato, reagiscono prima perché si trovano ad avere una priorità e quindi si trovano ad agire nelle parti del cervello che agiscono più velocemente, delle parti che non sono intelligenti. Man mano per poi che quella è più intelligente. E a questo punto vedete che c'è un'immagine che è completamente... Sentite, perché l'audio va e viene e si fa quel che si può. Allora faccio che lo uso come un microfono normale, così facciamo prima, perché probabilmente è il microfono stesso che sente e non sente. È proprio il microfono stesso che è taroccato. Quindi mi sentite, di là mi sentite. Pronto? No, guarda, questo è completamente off. Poi? Oh, perfetto. Allora, questo funziona. Come dicevo, ci sono dei pericoli subdoli che possono cambiare, che sono al di fuori della nostra tipica concezione mentale. Allora, vediamo come si evolve la mappa mentale. Forse è meglio che abbassi la tua. Vediamo come si evolve la mappa mentale. Un cervello umano reagisce in base a quello che trova nel suo ambiente, cioè vede il mondo e comincia a strutturare la sua mappa mentale sulla base dell'esperienza. Però noi allo stato attuale abbiamo delle situazioni che permettono di avere l'informazione attraverso un canale unico e quindi cominciamo a perdere, a semplificare un po' il processo cognitivo, perché l'informazione viene aggregata attraverso questo sistema qui. Se qualcuno cambia l'immagine per motivi commerciali o per altri motivi, noi non abbiamo più la visuale del mondo così com'è se continuiamo a guardare attraverso quel sistema, ma abbiamo la visione che ci viene proposta e quindi di conseguenza il nostro cervello si evolve sulla base
dell'immagine che vede, che magari non è più il mondo reale. Ma che cosa succederebbe se un'entità qualsiasi si mettesse a sorvegliare questo processo? Potrebbe fare un'azione di reverse e capire come il nostro cervello reagisce agli stimoli e come si evolve e risalire alla mappa mentale. E perché no? Magari forse potrebbe modificarne una parte. E qui entra in gioco la paura. La paura è uno di quei concetti che si trova nella parte più bassa del cervello, che reagisce subito, perché il nostro cervello deve essere strutturato per difenderci nelle situazioni di pericolo senza stare a filosofeggiare, senza stare a pensarci. La reazione è immediata, quindi noi non pensiamo. Quindi in caso di pericolo comincia a essere risolta un po' alla volta quella mappa dei concetti legata al pericolo, finché può capitare che arriviamo ad un punto che non porta a niente e quindi non riusciamo a capire che pericolo è, e di conseguenza il sistema va in crash e subentra l'ansia, la paranoia, e boom, si abbassano tutte le difese psicologiche. L'ansia, la paranoia, un certo tipo di paura è un oro nero, è qualcosa che chi controlla deve tutelare, deve gestire, perché in questo modo, spaventando e demoralizzando le persone, ottiene il controllo, perché si abbassano le difese mentali. Questi loschi individui che si aggirano nell'ombra, queste cose che noi non conosciamo, l'ignoto, appunto, una parte della mappa che punta a nulla, e il sistema va in tilt e quindi noi cominciamo a seguire qualunque cosa ci viene detta. Ma da dove viene la paura? Da dove arriva questa informazione? Perché la paura è un'informazione. Da dove arriva questo segnale? Questa è la situazione della paura in Italia. È un'immagine ingrandita dai media. Ora vediamo una cosa molto semplice. Questo è un grafico dell'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza. Rilevazione dell'Osservatorio di Pavia. È il trend delle percezioni, delle notizie, dei dati reali sulla criminalità nei telegiornali italiani. Praticamente si nota subito una cosa molto interessante. Questi sono i reati, l'andamento dei reati che declina nel corso degli anni. Queste sono le notizie sui reati e questa è la nostra percezione. Come vedete sono completamente tre linee distinte che bene o male si susseguono, quindi abbiamo capito che le notizie sui reati, la quantità di notizie di reati e di quanto se ne parla, non è assolutamente in linea con i reati e neanche la nostra percezione, quindi c'è qualcosa che non va. Possiamo dire che questi signori non ci aiutano a capire qual è l'andamento della linea blu, ma c'è qualcosa di molto strano qui. Proprio nel 2007, nel periodo di propaganda elettorale, c'è una cosa assurda, c'è una punta di percezione di paura subito dopo, ma di propaganda, per così dire, della paura, se vogliamo essere un po' complottisti, c'è tante notizie sui reati. Perché? Perché doveva passare il pacchetto sicurezza e quindi bisognava spaventare la politica perché si potessero fare determinate cose. Ora, vediamo il trend delle percezioni e i dati sulla criminalità, sempre di altri 3G, per esempio escluso il caso Scazzi. Come vedete è un caso quanto va avanti. Naturalmente la criminalità continua a scendere. La cosa assurda è se si mette in relazione con altri telegiornali internazionali, la RAI e altri notiziari esteri. Come vedete, stranamente la RAI è in testa. Qui vediamo il rapporto tra TG1 e TG5, studio aperto e TG3, quindi capite già la matrice della questione, e TG2 e TG4. E questa è criminalità e crisi economica nei telegiornali pubblici europei. In Italia succede una cosa molto interessante secondo questo rapporto, cioè noi vediamo una specie di restringimento della crisi economica, cioè non ne parlano quasi mai, c'è quasi una specie di censura, almeno così dicono in questo rapporto sull'osservatorio, però della criminalità ne parlano tantissimo
e della peggiore condizione di vita ne parlano pochissimo, quasi come se questo dovesse andare ad occupare il resto, ed è una situazione molto strana, perché negli altri posti del mondo succede esattamente l'opposto. Quindi abbiamo già capito che l'informazione italiana, insomma, lascia un po' a desiderare da certi punti di vista. Io consiglio di andare a scaricarsi questo rapporto, perché ti spiega addirittura chi vota cosa, di cosa ha paura e quali sono tutte le categorie di informazioni, e ci sono delle cose molto interessanti. Vi consiglio di scaricarlo, perché è una cosa che apre gli occhi. E adesso vediamo il tipo di criminalità: criminalità organizzata, criminalità comune, casi criminali, e questo è l'andamento nelle altre televisioni. Qui abbiamo molta criminalità comune, ma forse non è più di tanto diverso dagli altri. Ed ora vediamo di capire che cos'è il Grande Fratello. Allora, io non credo che ci sia una persona che ci stia guardando da qualche parte o che controlli tutto quanto. Non sono un complottista, però bisogna capire che al mondo ci sono tante cose, quindi tante realtà e tante relazioni causa-effetto. Quindi il Grande Fratello è un concetto base, non è una trasmissione, non è una persona. Noi affronteremo il Grande Fratello dal punto di vista concettuale. Vediamo un attimo come potrebbero essere alcune dinamiche da Grande Fratello. Quello che è avvenuto prima può capitare per questo, cioè una notizia non allarmante non fa audience. Una notizia allarmante fa audience perché il nostro cervello la recepisce prima e quindi ci fa più attenzione. Ma se le notizie sono filtrate e passano soltanto le notizie della paura o vengono enfatizzate, il nostro cervello si allenerà in modo da comprendere che nel mondo ci sia un po' più paura dappertutto. Noi vedremo ogni cosa come spaventosa, perché ogni cosa passa per di là, e quindi la nostra visione del mondo sarà più spaventosa. Se qualcuno intende farci business, dice: lo spavento, il pericolo e la paura più X uguale soldi, cosa posso metterci? L'elisir di lunga vita, l'immortalità o magari le telecamere? Questo potrebbe essere una semplice relazione causa ed effetto casuale. Se questo fosse pianificato, allora ci sarebbe un complotto, allora sarebbe il Grande Fratello. Ma questa è proprio una teoria del complotto molto spinta. Io penso che quello che ho detto non è il Grande Fratello, che una dinamica non è il Grande Fratello, sono tutti pezzettini di immagini di un puzzle. Una telecamera non è il Grande Fratello, ma l'immagine del puzzle, di tutti questi pezzettini, è il Grande Fratello che stiamo trattando qui, tutto l'insieme. Vediamo come funziona il Grande Fratello affrontandolo un po' dal punto di vista dei sistemi e dei modelli, in modo molto semplificato. In teoria il Grande Fratello acquisisce le informazioni dalle telecamere e dai sistemi di comunicazione, attua la censura controllando l'informazione, pubblica nei mezzi di diffusione di massa dove avviene la manipolazione mentale, la nostra reazione torna indietro con un loop e noi restiamo controllati in questo ciclo di informazioni. Però per fare questo è necessario instaurare della sorveglianza. La sorveglianza. Per capire che cos'è la sorveglianza occorre appunto parlare di un concetto che è il panopticon. Il panopticon è un carcere inventato nel 1791 da Jeremy Bentham e poi ripreso anche da Foucault. La cosa divertente che si vede da questa immagine, proprio questo è un panopticon, è Stateville, è costituito da una serie di celle dei carcerati completamente visibili e da una vedetta posta in mezzo con un gioco di specchi che impedisce ai carcerati di sapere se sono osservati. Quindi il panopticon tenterebbe di osservare i carcerati e a questo punto, con un gioco di prospettiva attraverso la soggezione di essere osservati, si ottiene un potere mentale solamente come non è mai stato fatto prima. Però questa è solo la metà della medaglia. L'altra metà che cos'è? È osservare. Già all'epoca si parlava di creare dei dispositivi da mettere in giro nelle città per sorvegliare e creare dei sistemi per l'esercizio del potere. Chiaramente all'epoca non si pensavano alle telecamere, all'epoca si pensava che c'è stata una grande rivoluzione in cui non era più necessario frustare la gente per fargli fare quello che vuoi, ma semplicemente devi osservare questi corpi docili per poi assoggettarli all'esercizio del potere, cioè osservare le persone, capire come pensano e trovare il modo di assoggettarle all'esercizio del potere. Questo è panopticon.
E quindi questo è un metodo di osservare. Il panopticon è un concetto, non siamo tutti fisicamente in un carcere. Il panopticon è un sistema per ottenere controllo mentale. Noi poniamo il Grande Fratello al centro della torre attraverso la strumentalizzazione della paura di essere sorvegliati, che maschera però quello che è appunto il sorvegliare le persone per capire come pensano. Parliamo ora di videosorveglianza. Nelle aree videosorvegliate dovrebbe esserci un cartello di informativa. In quelle collegate alle forze dell'ordine dovrebbe esserci questo cartello di informativa. Però si stanno creando delle situazioni in cui il cartello di informativa non esiste, quindi tu ti trovi in un pericolo piccolo e subdolo perché non sai quante telecamere ci sono in giro e non sai quanto sei sorvegliato. Telecamere a parte, non sai quanto sei sorvegliato veramente, quindi non ti puoi rendere conto della situazione. Quindi c'è un pericolo subdolo che è al di fuori della nostra percezione. Ma vediamo di che cosa stiamo parlando. Questo è l'ABC dell'hardware urbano, queste sono telecamere. Non è il classico parallelepipedo con l'obiettivo, ma è una cupoletta con una telecamera dentro che si muove a 360 gradi. E queste sono le antenne per trasmettere segnale video. Questo è l'interno di una telecamera DOM, con all'interno qualcosa di molto simile alla telecamera classica, che si può muovere in tutte le direzioni, e questo è l'esempio pratico di una telecamera con la sua antenna sopra. Questo è un modo per scoprire se le telecamere hanno visore notturno. Non è propriamente un visore notturno, è qualcosa che è in grado di vedere l'infrarosso. Quindi, utilizzando una fotocamera, una telecamera che vede l'infrarosso, io posso vedere l'illuminatore della telecamera osservata. Per sapere dove guarda basta mettersi sotto la telecamera e intuire dove è puntato l'obiettivo ripetendo i movimenti con una propria telecamera. Si può ricostruire anche da un'angolazione diversa i filmati che la telecamera vede e capire quali sono gli obiettivi che vengono visti. Se la cupola delle telecamere risulta essere scura, basta coprire l'illuminatore della propria videocamera, che genera un segnale infrarosso, puntare bene lo zoom e usare la visione notturna, perché quella cupola all'infrarosso è trasparente. Ovviamente, seguendo la teoria del panopticon, se io devo osservare una piazza metto la telecamera al centro. Beh, se andiamo a vedere come sono montate, nella maggior parte dei casi ci rendiamo conto che le telecamere sono montate in un punto di passaggio. Ora vediamo come si scheda una telecamera, come si scheda il Grande Fratello che osserva il Grande Fratello che osserva il Grande Fratello e così via. Dove guarda la telecamera? Cosa guarda più spesso? Quali sono gli obiettivi più graditi? Io profilo le abitudini della telecamera per profilare le abitudini di chi sta dietro la telecamera. Io qui posso vedere un'agenzia di viaggi, ma sopra c'è l'ambulatorio di uno studio medico. Preoccupante pensando che la telecamera guarda a punto fisso lì sopra. Poi guardo dove vanno le immagini osservando dove è puntata l'antenna e trovo un altro sistema e mi rendo conto che la vicenda è molto più grande perché devo posizionare tutto quello che trovo su una mappa e fare il reverse del sistema e quindi cominciare a capire come è fatto realmente il Grande Fratello dal punto di vista dell'hardware urbano che si trova nella città. Ci riconoscono? Certamente. In alcuni casi ci sono degli algoritmi di riconoscimento facciale che talvolta sono utilizzati anche nella videosorveglianza. Un insieme di punti chiave della faccia viene riconosciuto e confrontato finché sono in grado di riconoscere la persona osservata. Ci seguono? Queste sono immagini prese da un sistema di videosorveglianza. Come potete vedere, ci sono delle etichette e delle scie e dei delimitatori quando viene riconosciuta una persona che si sposta. E qui lo stanno già facendo nella sorveglianza urbana, quindi comincia ad essere preoccupante. Pensate ai tabulati sugli spostamenti delle persone. Tracciano i nostri percorsi? Questo è un programma demo. Come vedete, quest'uomo che cammina viene tracciato da un sistema di videosorveglianza e anche il movimento può essere riprodotto in realtà virtuale. Quindi provate a pensare magari ai falsi positivi. Analizzano i nostri comportamenti? Questo è un esempio semplice. È il programma demo. Tutti avete sentito dire le telecamere riconoscono se un oggetto viene lasciato sul posto. Bene, questo è il programma demo, vedete. La persona entra, questo è il pattern match, viene riconosciuto che si allontana dall'oggetto lasciato ed ecco che scatta l'allarme.
Questo è un altro esempio di controllo urbano. Come vedete, viene riconosciuto un oggetto che si sposta e questo è il programma che lo gestisce. Questa è la visione della telecamera e gli oggetti che si spostano sulla mappa. È possibile delimitare le aree e stabilire determinati tipi di allarmi e comportamenti. Questo è un esempio di un programma di controllo urbano che viene tranquillamente pubblicizzato per la videosorveglianza. Qui vediamo l'esempio, il veicolo entra, scatta l'allarme perché entra nella zona gialla e si possono programmare molte cose, no? E qui vediamo appunto il programma nel suo funzionamento. Ma guardate una cosa, questa interfaccia grafica, questo tipo di computer, quanto vecchio è? Ancora il floppy. Correva l'anno 1998. Ecco sempre dal lontano 98 un altro esempio di tracciamento di un soggetto che cammina con doppia ripresa. La ripresa di tutta quanta la scena dall'alto e la ripresa ravvicinata. Ovviamente questa telecamera si sposta automaticamente e quindi le telecamere ci seguono se vogliono, magari passando da una telecamera all'altra. Ma credete che queste cose così tecnologiche si vedano solo su film come Star Trek? Esistono dei programmi demo che permettono il riconoscimento anche a posteriori del volto, associandolo direttamente al nome della persona, e si può fare anche sui sistemi di videosorveglianza. Sanno chi siamo? Mi sono sempre chiesto fino a che punto vogliono arrivare. Fino a quale punto vogliono arrivare? Questi sono tutti video pubblicitari. Pubblicizzano questo e questo che hanno in testa. Ma cosa vogliono? Il mondo. O magari a loro interessa qualcos'altro. La coscienza di tutto quello che fanno tutti. La coscienza oppure il potere. L'informazione, il tracciamento di tutti è potere. Cosa comporta? La percezione di un uomo, l'informazione alla quale può accedere, è limitata come informazione sugli altri e quindi anche il suo potere. In questo caso si può sapere tutto, si può avere accesso a tutta la nostra vita nel tempo e nello spazio. Si possono fare delle ricerche incrociate, provate a immaginare i falsi positivi. Si può fare il reverse della nostra mente, si possono fare condizionamenti psicologici, si possono tenere in stato di paura costante. Una casta di persone avrebbe una percezione molto più ampia degli altri e quindi un potere smisurato rispetto agli altri che non hanno la stessa percezione, quindi lo stesso potere. E quindi si andrebbe verso il controllo globale. Ma chi sono? Business, industria, poteri, interessi privati. Chi sono questi controllori? Sono acquistabili al miglior offerente? L'umanità è pronta veramente per questa cosa? La politica e le istituzioni sono affidabili? Questa è la peggiore eredità che ci possa aver lasciato il terrorismo. Questa è una situazione di insicurezza. È un'intercettazione ambientale costante, senza alcun mandato e senza alcun motivo. All'aumento del controllo, la sicurezza diminuisce. È tutto legale? No, ma ci sono delle password. Loro sono una password. Sono in conflitto di interessi. Chi controlla le spie? È come se fossimo in guerra fredda civile. Chi è il nemico? Siamo noi? Chi è il bersaglio? Sono tutti? Ed ora le peggiori telecamere di Venezia. Rialto Fantasma. Sono delle piccole telecamere che si trovano nascoste a Rialto senza alcun cartello di informativa. Santa Margherita, le prime telecamere ad essere installate a Venezia nelle piazze. Che paranoia! Guardate che razza di telecamera che c'ha questo. Argos Panoptes. Piazzale Roma, Regione Veneto, senza informativa. Marittima. Questa telecamera è stata studiata a lungo. Alla fine si è scoperto che non reagisce ad alcun impulso, che tu faccia petardi, che commetta atti vandalici simulati o quant'altro. Segue solo le belle ragazze che entrano e escono dallo UAV. San Marco Fantasma, San Giacomo dell'Orio Fantasma. Quando abbiamo pubblicato questa slide hanno nascosto le due telecamere in una scatola. Noi il giorno dopo abbiamo fatto un video su YouTube con le telecamere nella scatola. Santa Maria del Giglio Fantasma, questa è nascosta, non so se la vedete,
dentro ha una scatola di derivazione e molte altre, ma questa nascosta dentro la scatolina con il buco, abbiamo aperto la scatola, ci abbiamo trovato la telecamera dentro, questa in un buco, questa addirittura si vedeva lo schermo dall'impresa funebre, quindi uno già si guardava da morto. Frezzeria, Boldù, questa guarda il palazzo accanto, ma questa, la telecamera in Calle Cappello, che ha un senso per vedere una calle nascosta dietro a Piazza San Marco, un obiettivo sensibile, soprattutto la centralina che gestisce le telecamere di Piazza San Marco, ma cosa guarda? Cos'è quel riflesso? Guardiamo da vicino, vedete queste righe? Ma qual è l'obiettivo più gradito? Una vetrina! Perché passando sul lato destro, lo sbirro non si fa filmare dalla sua telecamera andando nella stazione che c'è lì. Violano la nostra privacy, documentano i nostri spostamenti, sono inutili, è una mania di persecuzione però fatta al contrario. E adesso parliamo del sistema Argos. Quello che state vedendo non è un giochetto di augmented reality, è l'applicazione dei programmi che abbiamo visto prima. In una modalità magari limitata, però ci stiamo arrivando, eh? È un sistema di videosorveglianza che, come è alla moda nel periodo in cui è stato presentato, se voi vi andate a guardare i sistemi di videosorveglianza per le persone ricche, hanno la Panic Room come il film Panic Room, e una cosa costante è l'applicazione su smartphone che ti permette l'accesso al sistema di videosorveglianza. Vediamo un prodotto all'avanguardia che è brandizzato con il leone di San Marco che con i laser ci spia in qualche modo, e con una scusa qualsiasi è venduto a milioni di euro alla polizia municipale, neanche per fare le multe ma solo per segnalare se qualcuno sta correndo lì e monitorare il motondoso e non riconosce il motondoso, o meglio, non nel modo giusto, poi vedremo come. Questa è la centrale operativa vecchia, ormai è superata, perché hanno avuto un finanziamento di 2 milioni di euro per ampliarla, oltre che per ampliare il sistema, naturalmente. E questo è il principio su cui si basa della robotica, la visione artificiale. Poi non ti dicono che le telecamere della Mobotics che stanno usando lo implementano già di base il sistema, e quindi ti fanno tutto il trip che c'è dietro. Questa è un Argos Surveyor Cell, cioè una telecamera del sistema Argos, che funziona così. Praticamente ogni singolo pezzo è un'immagine che viene unita alla telecamera precedente, e così per tutta l'area osservata senza alcun cono d'ombra e con riconoscimento automatico degli oggetti. Ecco come ci vede il sistema. Questa è la visione rettificata, tipo satellitare quasi. E questo è l'uscita di una telecamera, sono le tre telecamere con il riconoscimento degli oggetti, e questa è la telecamera per la visione ravvicinata. Questo era il progetto originale di 14 telecamere, quando erano montate non sapevano che qui al tronchetto ne venivano montate altre tre verso terra e che contemporaneamente si stava montando Hydra, che nessuno immaginava ancora che esistesse. Solo un anno e mezzo dopo venne pubblicato Hydra. E qui abbiamo le altre tratte del sistema Argos, e anche questa di recente installazione, che all'epoca non erano previste, sono prima state inaugurate e poi installate spendendo un altro 1.400.000 euro. Ecco qua come funziona il programma sul palmare. Questa è come è fatta una telecamera, vedete le tre DOM più quella grande e l'antenna wifi, quindi rientra perfettamente nell'hardware urbano. Questa è una telecamera da vicino, sono telecamere dual night doppie, una per il giorno e una per la notte. E se questa è una telecamera del sistema Argos, questa è una telecamera del sistema Hydra, che è ancora più potente. Argos faceva 94 gradi di apertura alare, Hydra ne fa 180, con quattro telecamere che uniscono l'immagine, l'intelecamera per gli incontri ravvicinati e quattro telecamere termiche, giusto per sgammarti anche col calore del motore. Poi non ho capito come fanno a vedere se questa non è termica, ma boh, evidentemente sarà termica. E questa è la copertura del sistema Hydra, tutto il canale della Giudecca, e poi guardate, questa è la telecamera del sistema Hydra, e poi per guardare allo stesso punto hanno deciso di affiancare altre DOM, probabilmente Hydra non ci vedeva abbastanza. E questa è appunto la telecamera di Caparanoia che abbiamo visto prima, è una telecamera del sistema Hydra, quella della marittima, e questa è l'evoluzione tra le telecamere del sistema Argos e le telecamere del sistema Hydra. E questa è la visione ravvicinata di una telecamera Hydra. Bel sistema, non più il dual night ma una telecamera singola.
non c'è un sensore che misura il moto ondoso, non c'è un autovelox e sono stati sprecati milioni di euro. Ma questo è come ci vede sulla mappa in tempo reale del Canal Grande. Quindi qui si possono vedere gli spostamenti. Questi pallini che voi vedete sono i natanti che si muovono. Ma adesso vediamo un'area più interessante. Notate nulla? L'area verde è quella di copertura del sistema Argos. Ma vediamo anche questo video. C'è un punto rosso e poi giallo che si schianta contro un palazzo. È fantastico vedere come un natante possa fare questo, nonostante la mappa sia aggiornata, cioè magari non c'è più il Palafenice, però più o meno siamo lì in quel punto. E dico, ma un natante non è un natante, è un'automobile. No, va fuori strada, non è un'automobile, è una persona. E qui ne vediamo un'altra che cammina. Ma dove diavolo è la telecamera? Come diavolo fa se la copertura è questa? Perché? Segue anche le persone a terra, ma Argos è solo sull'acqua? Direi di no. Siamo già al secondo step. Come vedete, questo è un canale di asfalto e qui c'è stato un piccolo problema. Questa è la visione a 360, non c'è acqua. Ci sono gli illuminatori notturni per potenziare la telecamera. E con una foto all'infrarosso si vede che sono anche accesi. E questa è la telecamera accesa di notte. E il capo della polizia municipale ha mentito dicendo che erano state attivate con un comunicato stampa un determinato giorno, perché erano attive già da un anno prima. Hanno fatto il comunicato stampa dopo che su Tramacci avevamo detto che c'erano le telecamere Argos a terra e non erano neanche su, e non sono neanche sul sito del sistema Argos. Ma Argos a terra è anche questa, che è montata a 90 gradi rispetto al canale. Questa è la telecamera ed è qui, cioè dovevano montarla girata, forse hanno sbagliato il montaggio. Questo è quello che vede la telecamera, un parcheggio, una strada, e questo spiega perché si vedeva sulla mappa in questo punto camminare. Abbiamo anche le immagini, vediamo se abbiamo fortuna. No, in questo momento non ce l'abbiamo perché non parte la slide. Delle immagini delle persone che sono tracciate a terra col pallino sopra del sistema Argos. No, niente, sfiga, vabbè. E quindi queste sono le telecamere Argos posizionate a terra. Io non capisco perché questi sono interessati al moto ondoso dell'asfalto. Ma c'è un motivo, perché le barche vanno sull'asfalto e fanno anche il moto ondoso. Non ci avevamo pensato alla maledetta barca della Kuwait. Evidentemente la stanno aspettando, ma adesso parliamo degli errori del sistema Argos, che sono segnati in giallo. Abbiamo sfiga che il filmato non parte per qualche arcano motivo. Vabbè, ve lo faccio vedere dopo in separata sede. Ma se non mi partono i filmati è un colpo di sfiga. Vabbè. Chi è Antonio? Mi sono sempre chiesto chi diavolo è Antonio, però sempre per la sfiga che abbiamo, semplicemente sul sito del sistema Argos ci sono dei bug molto importanti che ci consentono di arrivare fino al punto in cui si può vedere Antonio. E quindi c'è un bug sul sito del sistema Argos, andando a vedere la sorgente pagina, che riporta le coordinate fino della casa di Antonio, proprio alla terrazza di casa sua. Un'altra cosa interessante che si può vedere sul sito del sistema Argos, al indirizzo argos.venezia.it/dati/elenco XML, sono i dati XML di tutte le coordinate delle imbarcazioni, muniti di numero di serie, velocità e accesso alla telecamera, senza alcun tipo di autenticazione e alcun tipo di password. Quindi sono disponibili tutte le coordinate di tutte le persone. Non ci sono i cartelli di informativa, il sistema non è affidabile, perché dal video di prima si vede anche che non è in grado di intercettare le barche, ma per esempio fa le contravvenzioni alle onde e fa le contravvenzioni alle banchine, perché una barca gira dall'altra parte del canale. E soprattutto non abbiamo ancora capito chi diavolo è Antonio. Quindi vediamo di arrivare a una traduzione. Vi hanno convinto ad essere intercettati continuamente come dei criminali o dei terroristi, intercettati senza bisogno di alcun mandato,
non c'è più la presunzione di innocenza, ma di colpevolezza. Prima ti indagano come se tu fossi colpevole, poi se non hai fatto nulla, si tengono le informazioni su di te. Elettori, obbedite a questo nuovo sistema di sorveglianza del futuro. Interessi economici, potere, abusi, appalti. Il Grande Fratello si maschera, cambia il concetto nella mappa mentale, si posiziona al centro del panopticon e noi siamo felici di essere sorvegliati. Pericolo lento e graduale, ma vediamo qual è il meccanismo. Il Grande Fratello si posiziona al centro, cambia la sua immagine e con la censura controlla l'informazione tenendoci nel panopticon. E noi dovremmo essere contenti di essere sorvegliati in questo sistema? Ed è un pericolo lento e graduale che può avvenire un po' alla volta. Ma capiamo meglio il meccanismo. Allora, il Grande Fratello ci spaventa, noi chiediamo alla polizia di pagare il Grande Fratello perché installi le telecamere. Cioè, le telecamere ci scambiano per ladri, noi paghiamo il Grande Fratello perché installi le telecamere, il Grande Fratello ci spaventa. Ma che diavolo di dinamica è? Però rischiamo di andarci a finire un po' alla volta, perché è quello che succede. Queste ci filmano perché potremmo essere dei ladri, noi paghiamo perché avvenga questo e questo ci spaventa perché noi paghiamo. In un modo o nell'altro è quello che succede, anche senza un complotto alle spalle. Però in realtà la sicurezza è messa male, perché ci sono state riduzioni alle risorse della sicurezza, addirittura da 40.000 a 15.000 unità in polizia, ma ce ne sono già altre di problematiche. E quindi i criminali possono agire perché c'è meno sicurezza reale, meno presenza. Beh, se demandi alle telecamere, al sistema automatico, ti serviranno meno uomini. L'informazione sarà controllata perché ai giornali interessa vendere l'informazione interessante che riguarda o il sesso o la paura. La paura è uguale controllo, che politico potrebbe approfittare per permettere l'installazione di dispositivi e farci qualche soldo, magari, che ne so, magari qualche uomo di partito in qualche società che monta queste. E noi vogliamo le telecamere. Quindi c'è una modifica alla neolingua, sicurezza uguale controllo, ma il controllo che abbiamo detto prima. Ma il precedente pacchetto di sicurezza ci fa avere un'informazione molto interessante. Trieste ha speso 400.000 euro in telecamere, Gorizia 120.000 euro in telecamere, Udine 600.000 euro in telecamere, Pordenone 540.000 euro in telecamere, 1.660.000 euro in telecamere in queste quattro città, no? A Venezia abbiamo speso 2.600.000 euro per le telecamere, più 1.400.000 euro la prima tranche di Argos, 1.600.000 per Idra e 1.400.000 euro per la seconda tranche di Argos. In più hanno avuto 2 milioni di euro per finanziare l'ampliamento del sistema. C'è qualcosa che non torna. Con le telecamere si potrebbero fare tipo 8 milioni di chilometri di pattugliamento, ormai meno perché il prezzo della benzina è salito, oppure installare le telecamere. Generalmente, mettendo assieme quello che è stato speso con tutti i soldi in telecamere, si potrebbe fare un pattugliamento di 224,7 volte il giro del globo, oppure installare telecamere. Allora, noi abbiamo un problema di costi, perché per esempio nelle città mediamente costano 2.000 euro cada una, cioè non è solo la telecamera e tutto quanto il discorso che c'è dietro. A Padova ne hanno spesi 9.000 euro e a Venezia 64.000. Allora, Argos dovevano essere 14, erano 13, ma c'erano le tre telecamere in più puntate a terra e poi le telecamere di San Marco e tutto il resto e gli ampliamenti a seguito. Idra è stata una menzogna dietro l'altra, perché il primo articolo che parlava di Idra diceva che doveva essere installata una telecamera, la prima, sopra gli ex cantieri Knov, quando c'erano altre telecamere Idra da un anno e sopra gli ex cantieri Knov non c'era nessuna telecamera. La cosa divertente è che dopo che abbiamo avuto la seconda tranche da 2.500.000 euro è apparsa la telecamera sopra gli ex cantieri Knov un anno dopo e poi l'ultima è stata montata l'anno scorso vicino all'Accademia di Belle Arti. Quindi non erano neanche tutte le telecamere, queste andavano a dire in giro che le telecamere erano 11 e non era così. E poi ci sono queste telecamere che attraversano con un ponte wifi praticamente tutto il comune di Venezia fino ad arrivare a Punta Sabbioni e oltre. Cioè è una questione di business.
controllo, ma principalmente business. Quindi telecamera uguale insicurezza, meno privacy, meno libertà, più illegalità, più controllo, più spese, più dittatura, più intercettazioni. Più illegalità perché ce ne sono molte che sono senza informativa e non necessariamente delle istituzioni. Terrorismo o data retention, lotta, controllo? Il terrorismo è una password per l'accesso alla violazione dei diritti, ma non tira. La connessione è stata sostituita con diritto d'autore e criminali comuni, così il business è più utilizzabile, cioè non è che abbiamo un attentato terroristico, non siamo negli anni di piombo. Parliamo ora di censura, come potrebbe funzionare la censura in Italia? L'informazione che è decentralizzata passa attraverso un accentratore, passa su un filtro, l'informazione interessante sui politici viene depositata in uno storage, si fomenta la paura, c'è la strumentalizzazione politica e noi vogliamo sicurezza. La televisione è un mezzo di comunicazione a senso unico, ovvero tu puoi solo guardare ciò che ti viene trasmesso. Questo crea una gerarchia piramide dell'informazione e dell'intrattenimento, dove in cima c'è la casta e sotto ci sono i nostri telegiornali, i giornali e la televisione. Quindi un cervello umano, abbiamo visto, che decide in base alle informazioni che trova nel suo ambiente. Se l'ambiente è contaminato, lo è anche il cervello, non è in grado di sapere la verità e di reagire contro chi si trova in cima alla piramide quando la casta fa qualcosa di scorretto. E sì, perché se ti cambiano la mappa mentale, la cultura o l'informazione, tu come fai a reagire se non sai che? Perché l'ignoranza è una delle armi più forti e quindi il sistema democratico può risultare corrotto se c'è un problema di informazione. Io penserei all'osservatorio. Internet è diversa, chiaramente per vari motivi è meno controllabile, anche se ci stanno provando. Ed è molto scomoda per chi è abituato a trovarsi in cima alla piramide, soprattutto perché non controlla più non solo l'informazione, ma anche la cultura. La censura era quello di cui abbiamo parlato. E adesso vediamo una teoria del complotto, giusto per... Dal punto di vista concettuale, chi controlla sopra e chi sta sotto, le dittature, la manipolazione, gli interessi economici, attraverso i produttori multimediali e distributori a senso unico, camuffano con delle belle parole quello che è centralizzare, osservare per filtrare, censurare e ottenere una rete controllata e non neutrale. E cioè centralizzare qualcosa che è distribuito vuol dire prenderne il controllo. Quindi questi sopravvivono in modo forzato, creano i VIP creati ad hoc, quindi la produzione culturale è gestita da loro. Tu non puoi essere un artista se loro non lo decidono, in teoria. Questi sopravvivono grazie all'ignoranza, questi sopravvivono grazie alla posizione dominante e qui c'è chi va bene e chi non va bene. Perché usare il controllo fisico? Perché quello mentale non è possibile, bisogna cambiare le cose un po' alla volta, altrimenti la gente se ne accorge. Si tratta di ottenere e mantenere monopolio della produzione culturale da parte di pochi miliardari. Perché la produzione culturale, dal punto di vista concettuale, è distribuita dappertutto, è come un albero, è come una mela. Però se qualcuno la controlla, la cultura, controlla bene o male quello a cui tu ti ispiri, quello a cui tu pensi. Si può ottenere un gran numero di informazioni su tutti gli utenti collegati, eliminando la privacy, accentrando l'informazione su quello che fanno gli utenti. Hai l'input e l'output. Attenzione, c'è un vertice con l'input e l'output. È il punto di riferimento del panopticon, perché panopticon è anche un centro di riferimento. Si tratta di mantenere controllo dell'informazione, centralizzare appunto qualcosa che è decentralizzato. In Italia si è già provato ad agire qui per censurare qualcosa, ma lo fanno anche in altre nazioni. Poi ci sono i nemici dichiarati e non dichiarati perversi, i blog, la videorete, i siti user generated content, ma soprattutto la rete di persone collegate ai terminali, perché è una rete di persone. Quindi se tu controlli il sistema di comunicazione, controlli teoricamente la rete di persone. Ma torniamo al panopticon. Il Grande Fratello è al centro che ci osserva all'interno del panopticon. È un nostro unico punto di riferimento, le informazioni provengono solo dal centro della torre, noi vediamo il panopticon, quello che il panopticon ci propone, è il nostro unico punto di riferimento, e lui osserva il nostro comportamento, no? Noi siamo spiati, crediamo all'informazione controllata. La nostra posta ce la legge qualcuno, le nostre telefonate sono intercettate, ci geolocalizzano, ci spiano, ci controllano per 7 anni attraverso gli schermi di internet.
Abbiamo paura di essere sorvegliati? Bene, il fatto di aver paura di essere sorvegliati è perché, se tu lo fai, è perché sei nelle celle del Panopticon, perché il Panopticon funziona anche attraverso di questo. Ma non è perfetto, c'è un problema, il Panopticon è debole, come tutte le cose, ha i suoi errori. E che cosa succedesse se tutti si mettessero a osservare il centro della torre? Che otterresti potere mentale sulla mente del Grande Fratello, così come non è mai stato fatto prima, e il Panopticon si trasformerebbe in un Anopticon, l'opposto del Panopticon. Noi potremmo osservare il Grande Fratello e vedere come si comporta. Quindi, Grande Fratello, io ti sto guardando, ma lo possono fare tutti. Quindi, Grande Fratello, noi ti stiamo guardando. È stato creato un motore di ricerca che trova i video censurati su YouTube, e quindi possiamo scoprire la censura su YouTube e quello che non vogliono farci sapere. Stiamo calcolando il livello di censura, stiamo facendo il reverse del sistema di videosorveglianza per capire il livello di controllo urbano e denunciarlo. Esiste la mappa delle telecamere su tramacci.org/anopticon, dove chiunque può segnalare le telecamere, e ogni telecamera è schedata con una foto, l'area videosorvegliata e dove si trova. Interagire con la mappa delle telecamere è molto semplice: si può posizionare la telecamera sul punto, caricare la foto e la mappa si compila automaticamente. E qui vediamo come viene disegnata l'area videosorvegliata. Esiste il sistema Zip GPS, ovvero con uno smartphone dotato di GPS, noi accendiamo il GPS, facciamo le foto sono geolocalizzate, si caricano in botta unica con un file zip direttamente nella mappa delle telecamere e le telecamere vengono posizionate. Poi il sistema ci chiederà una a una di aggiustare il tiro, perché il GPS non è preciso o perché non abbiamo proprio scattato la foto della telecamera da sotto, ma magari da qualche metro di distanza. E quindi stiamo misurando il livello di controllo. Ma c'è una cosa molto interessante: ci sono molte più telecamere, non abbiamo mappato solo Venezia. Anopticon è in molte città. Roma. Stiamo ancora mappando Roma, ma nell'area che abbiamo controllata c'è l'8,7% dell'area di Roma che è videosorvegliata rispetto all'area osservata. Quindi il rapporto tra l'area videosorvegliata e l'area della città è 8,7% a Roma. Alessandria, 5%. Pisa, 5%. Padova, 75 telecamere, mappatura ancora in corso. Genova, mappata in parte, 66 telecamere, la stiamo ancora mappando. Foggia, 3,4%. Palmi, a Reggio Calabria, 24 telecamere, mappatura ancora in corso. Murano, Venezia, 6,1%. Mestrino, 1%. Solero, vicino ad Alessandria, 0,5%. Cassano d'Adda, 6,4%. Urbino, 3%. Vico Equense, 6,5%. Loseto, vicino a Bari, 3,6%. Verona, mappatura ancora in corso e il risultato è prossimo a uscire, 233 telecamere, ma abbiamo visto che tra l'1 e il 5,7% mediamente è l'area videosorvegliata delle altre città, indipendentemente dalla grandezza della città, ormai l'abbiamo imparato. Ma vi siete mai chiesti com'è la situazione di Venezia? A me è sorto qualche dubbio, perché guardando la mappa delle telecamere, e sono tutte con la foto, verificate, cavolo, considerato che è stata mappata l'intera città e meticolosamente come le aree tenute in considerazione, sapere che c'è il 37,8% con tutti i soldi che sono stati spesi in videosorveglianza, e questi scellerati ne vogliono installare ancora e spendere altri soldi pubblici, e poi si lamentano che le casse del Comune di Venezia rischiano il patto di stabilità. Oh, ma che cavolo c'è a Venezia che bisogna mettere tutte queste telecamere? Non siamo già sorvegliati un po' sopra la media, considerando che la densità di telecamere di Venezia è superiore a quella di Manhattan, confrontando i dati con quelli del garante della privacy? E noi vediamo le telecamere meglio delle schedature del garante della privacy, perché abbiamo più dati. Pensate ad Argos,
Idra e tutto il resto. È una cosa assurda la situazione di Venezia. Noi abbiamo potuto fare la mappa del controllo urbano delle aree grandi. Questo è il fattore delle aree videosorvegliate più grandi. E la mappa delle sovrapposizioni delle aree videosorvegliate. A Caspar 7 arriviamo a 7 aree videosorvegliate su 2 metri quadrati, che deve essere qualcosa di incredibile. E questo è il grafico 3D delle aree videosorvegliate più grandi, giusto per capire la dimensione fisica, perché un'area videosorvegliata a un punto di vista ha una sua dimensione. È come se fosse un oggetto che noi non vediamo, però 300 metri per 3 chilometri. Immagine praticamente unica. E lo stesso per il Canal Grande. E da questo render fatto sulle proporzioni di Venezia, a parte l'altezza che è l'intensità della visione e la larghezza che è in scala con Venezia, guardate com'è la situazione, è pazzesca. Ma abbiamo denunciato e schedato il Grande Fratello. Tutte le informazioni sulle telecamere munite di schede una per una sono state segnalate al Garante per la protezione dei dati personali e quindi sono state fatte le relative segnalazioni legali e ci sono dei procedimenti in corso. Abbiamo i primi risultati, sensibilizzazione sul problema della videosorveglianza eccessiva. Nuovo provvedimento sulla videosorveglianza. Limiti sui sistemi di videosorveglianza intelligente, infatti non si può seguire una persona da una parte all'altra della città, però lo stanno facendo e quindi bisognerà capire quanto sono legali. Drastico aumento dei cartelli di informativa. Quando il sito di Tramacci è finito sui giornali, tipo tempo 2 giorni, abbiamo trovato cartelli di informativa laddove meno ce lo aspettavamo e abbiamo scoperto anche qualche altra telecamera nuova che non sapevamo nemmeno. E indagini sul Grande Fratello in corso. Quindi noi stiamo misurando il Grande Fratello, misuriamo il livello di controllo, misuriamo il livello di censura, misuriamo il livello di libertà. Dove penderà l'ago della bilancia? Tra la dittatura o la democrazia? Ma lo possono fare in tanti. Misuriamo la dittatura e vediamo se esiste e in quali forme. Questo è il progetto Anopticon. Grande Fratello, noi ti stiamo guardando. E questa è la pletora di link per avere informazioni tipo sul progetto Anopticon, vedere la mappa delle telecamere, la mappa della la censura su YouTube, i video censurati, la mappa della censura, l'Anoptiblog, il blog, la mappa delle telecamere per smartphone, Tramacci con tutto e le varie località con i relativi link. Domande? Allora il garante per la privacy è una questione amministrativa, quindi non può più di tanto andare a indagare, la magistratura sì. Considera che nella situazione in cui c'è una telecamera che dovrebbe avere l'informativa e non ce l'ha, la multa va dai 6.000 a 36.000 euro per omessa e inidonea informativa. Naturalmente se tu scopri che è il proprietario della telecamera, se ti vuoi proprio fare furbo, intanto gli mandi un esercizio dei diritti e se te lo ignora si paga, perché poi lo segnali, non solo i 6.000 euro della questione, ma il ricorso al garante della privacy è a sue spese e c'è anche un'altra penale di non mi ricordo quanto per non aver permesso l'esercizio dei diritti, se però non sta, perché di solito quando succedono queste cose il garante contatta il titolare e dice permetti l'esercizio dei diritti e se non lo permette credo che sia qualcosa di molto alto. Però per le pubbliche amministrazioni andare a violare la legge sulla privacy in alcuni casi comporta delle sanzioni molto più gravi. Credo che si parta dai 50.000 fino a 10 anni di reclusione per le situazioni molto gravi, come per esempio potrebbe essere altre situazioni, che ne so, l'ospedale al mare al Lido che ha tutte le cartelle cliniche in giro, l'URSS rischia qualcosa del genere probabilmente. Per quello che riguarda le telecamere senza informativa, tu puoi avvisare il garante della privacy oppure l'autorità giudiziaria. Se scopri chi è il proprietario, tanto meglio, perché può capitargli molto probabilmente una sanzione. Altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, io chiudo la baracca e vado a mappare delle camere.